Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi siamo qua con Fede, secondo video con te. Sì. Ma oggi Dani, cosa siamo qua a fare? Andiamo a mangiare, strano no? Sì, andiamo a mangiare ma una cosa strana. assurda perché io e Fede stiamo aspettando da 3 anni questo momento. Da 3 anni Fede si svegliava tutti i giorni e mi scriveva un messaggio: ma quando andiamo in questo posto? È arrivato il giorno, andiamo a provare la cucina etiope. Secondo te dov'è l'Etiopia? Io pensavo in Asia, tipo. Anch'io pensavo in Asia, invece Africa. Est dell'Africa. È da specificare il fatto che ce ne sono solo 7 di ristoranti in tutta Italia, okay. E ben 2 solo a Udine. Quindi riteniamoci anche fortunati. Un centro importante della cucina eritrea. Di provare questa tipologia di cucina che appunto non è così eclatante, come si dice? No. Ma che eclatante? Non è così. Famosa, sì, ecco. Non è così famosa, insomma. Diffusa. Ma prima di andare al ristorante, iscrivetevi, lasciate like e attivate la campanella, che per noi è un aiuto fondamentale per continuare a portare nuovi contenuti, perché sennò non perdiamoci in chiacchiere, dirigiamo come dirigibili direttamente nella cucina etiope. Ciao. Ragazzi, siamo entrati. Adesso scegliamo cosa mangiare, ci è andato il menù. Ok ragazzi, alla fine abbiamo preso 2 sambusa, che sono delle paste sfoglie ripiene di carne macinata, speziata, con lenticchie, e il raggio del sole, che è un mix di tutto. E poi Dani ha preso un tips bianco, che è carne di manzo speziata, non piccante, con contorno di insalata verde speziata. Ragazzi, è arrivato l'antipasto, che è un sambusa. Assaggia prima Dani, vai. Fede intanto è proprio in qua. Ah, ma dentro carne tipo. Scotta, però buono. Ragazzi, è veramente buono, particolarmente piccante. Per me è un bel 8 per questo. Fede? Anche per me. Dani? Un 7,5. 7,5, dai, ci sta. Antipasto approvato. Qua c'è l'insalata e qua c'è la carne senza piccante, perché Dani non prende il piccante. Guardate qua che bella esposizione, c'è un po' da mangiare, Fede. Con queste specie di piadine, tipo omelette. Carne, un po' agrodolce. Ho provato le lenticchie e il ragù, cioè una specie di carne tritata. Fede, ho provato questi 2 qui, adesso proviamo anche questo. Buono. Mangio con cipolla, tipo. Quello è il piccante. Ma è tipo ragù piccante? Sì. Non sei esperto, Franci? Cosa un po' più grande. Tegolini. Tegoline e carote. Buonissime le tegoline. E mi ha messo anche il ragù senza piccante. Buono. Questo qua volevo provare, tipo come quello, stile. Tipo questo. Solo piccante, tipo. Può essere. Sì. Buonissimo, è tipo morbido. Manca solo questo qua. Proviamo. Questo è un po' più strano. Ragazzi, ci ha portato altra piadina, così finiamo il tutto. Comunque ragazzi, tutti questi qua daremo una valutazione generale, ma più o meno ci è piaciuto tutto. Magari questo, come dicevo, è un po' più, un po' meno sfizioso. Magari queste qua sono un po' più sfiziose perché sono più oleose, diciamo. Sì. Ma appunto si mette insieme, cioè. Sì. Bene, ha finito tutto, mi ha lasciato questo. E fai vedere che hai finito. Sono stata bravissima io. Dani ha praticamente finito tutto, manca solo l'insalata che dovrà mangiare. No, la mangi tu. Io finisco questo. Cos'è che avanza? Dani, ma ti svegli? Mm-hmm. Avanza solo questo, una patatina qua. questo sughetto, sì. E questo qua e basta. Sì. Comunque, allora, io darei un voto a questo piatto qua, darei un bel 8 completo. Anch'io. In generale mi è piaciuto abbastanza tutto, tranne magari quello con la verde un po' meno, ma... A me, ma solo perché non mi piace il vegetale. Sì, neanche la a me. Verde. Sì, neanche a me piace tanto la verde, però dai, completa, cioè, nel complesso molto buono. Piadina particolare, ma si abbina bene. Cioè, se mangiata da sola è un po' particolare, ma insieme ci sta. E niente, quello di Dani mi è piaciuto anche questo, un 8,5 addirittura, perché mi è piaciuto. Io do un 8 al mio, mi è piaciuto. Insalata e con il resto quello che rimane.
Buona l'insalata. Sì, sta. Ma va? È rinfrescante. È rinfrescante. Ok, vi prendo bene. Pensavo lo scolassi. No, tutto è finito. Avanza sulla piadina di Dani. Questo qua. La patata l'hai mangiata? Sì. Buona. Vuoi un po' di sugo? No, posso. Ciao, a dopo. Bene ragazzi, siamo arrivati qui in macchina per le considerazioni finali. Partiamo dal presupposto che è una cucina completamente opposta rispetto al solito. Beh, il modo di mangiare, i sapori. Sì, possiamo accomunarla all'esperienza che abbiamo fatto con la cucina indiana. Sì. Anche lì abbiamo provato carne inzuppata in qualcosa, quindi in sughetti strani, quindi... Sì. L'unica cosa che mi può venire in mente, se non avete visto il video andatevelo a vedere, un voto complessivo darei un bel 8, sì, complessivo. I sapori erano buoni, sì. Anche mangiare con le mani era sì, divertente. Sì, esatto, anche quello. Quello soprattutto è stata una cosa che all'inizio eravamo un attimo... No, dopo ci siamo rilassati. Sì, poi ci siamo sciolti. Col tempo ci siamo abituati, alla fine col mangiavamo tempo. Col tempo. Nel corso della mangiata ci siamo abituati, alla fine stavamo mangiando proprio... Il prezzo, ragazzi, adesso ve lo diremo. Lasciamo 3 secondi che scorrano, che così vediamo se lo indovinate. Esattamente 35 euro. Bravissimo. Quindi ci sta. Prossima meta con Fede a Saia. Detto ciò, non c'è nient'altro da dire e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao, ciao.